sempre maledetti che pensano chissà che. No, no, e poi questi sono napoletani, chissà perché pensano sempre che il clarinetto, quella canzone che ho fatto tanti anni fa a Sanremo, sia una canzone a doppio senso. No! No, no. Quella parlava di una chitarrina che io non riuscivo a trovare allora. Mi sono arrangiato e vabbè, e però quella non è a doppio senso, quella è a senso unico, quello là. Però questa canzone adesso non è il clarinetto, poi se volete la facciamo a gentile richiesta. Adesso faccio una canzone dedicata a quei pochissimi che come me sono nati prima dei blue jeans e andavano a farsi i pantaloni dal sarto. Anche qui in Calabria, noi vecchi, dico la verità, senza dare, noi non c'erano i blue jeans ancora. I blue jeans sono nati nel 56, 55, 56. I primi noi si facevano i pantaloni dal sarto, perché non c'erano manco i pantaloni confezionati. Si andava dal sarto e io mi ricordo che nel sud, anche nella mia città, e il sarto quando arrivava al cavallo dei pantaloni che te li faceva su misura mi diceva: senta, lei dove lo tiene? Dico che cosa? Lo tengo come tutti gli altri, dove sta? No, lei mi deve dire dove lo porta, sempre con me. Io me lo porto, se vado al mare me lo porto al mare. Voleva sapere se lo portavo. Poi sì, poi quello ride, io sento la risata. No, veramente. Poi a Roma uno mi disse: dove tiene l'incomodo? E dico: ma quale incomodo? Quello l'incomodo. Un'altra volta in Calabria mi disse: ho fatto apposta, dove avete fatto apposta? Dove fatto apposta che? Tutto così. Poi invece a Napoli il sarto, il primo che andai da quando andai a Napoli, mi arrivò al pantalone, sempre al cavallo, e mi disse: signor Erbore, a dove il tuo difetto? Quale difetto? Non è difettoso, non mi pare. Facci mi. No, dice, allora non avete capito, ha dotinito un fastidio. Fastidio, e non mi dà nessun fastidio. Dice, ma non si può mai sapere. No, dico, no, non mi dà. Telefonai alla fidanzata allora, disse: ti ho dato fastidio ieri. Lei disse: no, magari, perché allora ci voleva una mano santa per fare quello che si poteva fare. Allora, poi alla fine mi disse il sarto, sempre al tavolo: senta signor Gabri, lei mi deve dire dove poggia. Io dissi: che devo poggiare? Quello si regge benissimo da solo, non c'è bisogno che poggi né una parte. No, lei deve dire dove poggia. Dico: ma che è un cavallo? Dice: no. Dico: dove poggiano tutti? Mi disse: a sinistra, tutti a sinistra. Ma pensa che strano, anche Berlusconi allora non c'era, ma quello poggia dove capita, destra, a sinistra, in cielo, in terra, in ogni luogo, dove. Dice: ma allora io dissi a sinistra, ma adesso anche le signore lo sanno, le signore sposate, le ragazze non dovrebbero saperlo, ma lo sanno, poggiamo tutti a sinistra, ma nessuno sa perché, non è un fatto politico, non è, e poggiamo a sinistra. Poi l'ho capito un giorno che ho incontrato uno che mi ha detto: no, io poggio a destra. Ho detto: che è fascino? Dice: no, perché sono mancino. Dico: che significa? E dico: sì, perché quello è per prenderlo, e non si può prendere con la stessa mano con la quale tu, se ce l'hai a sinistra non lo puoi prendere con la sinistra, lo prendi con la destra, e se ce l'hai a destra lo prendi a sinistra.
praticamente le larghe intese. Avevo scoperto le larghe intese. Mo, glielo devo dire a Letta questa cosa, può darsi che tanto un governo, non si può dire che il governo è, ma insomma, alla fine questo è un governo, si potrebbe anche dire, vabbè, non lo diciamo. Poi ho scoperto piano piano che effettivamente poi ognuno lo può, soprattutto i musicisti, ognuno lo poggia, lo prende secondo il suo strumento. Adesso non voglio andare a fondo perché clavinetti, cose eccetera, pisenzi, percussionista, non ti dico che combinano i percussionisti quando lo prendono, quando, ma i più avvantaggiati, poi non ne parlo più di questa cosa perché non si può portare, sono i mandolinisti, perché dopo hanno già il coso pronto. Ma io non lo posso dire perché il pubblico sa che non sono volgare, perché non è volgarità, non ho detto niente, ho detto anche che ho fatto soltanto il gesto, che loro fortunatamente quando finiscono la menzione speciale fanno la cosa eccetera, si chiama scotolamento.